Chiama non dimentica 10 maggio 1987, una data storica non solo per Napoli, per la città di Napoli. L'impronta è qui con l'opera di Geppi Klein. Maggio 87, Diego ha fatto grande Napoli e il Napoli questo evento per l'eternità di Diego Armando Maradona. Abbiamo un ricordo magnifico di quella giornata e Diego ci ha regalato un riscatto. Ricordiamo che Napoli viene da un terremoto e che avevamo una grande sofferenza, un popolo che aveva sempre avuto un sogno di uno scudetto, un argentino è venuto in un luglio dell'85 e ci ha fatto salire sull'Olimpo. Io poi ho due domande da fare un po' a tutti quanti. Dove eri tu il 10 maggio dell'87? Tutti mi ricordano perfettamente. La stessa domanda, dove eri tu il 25 novembre del 2020? E queste due domande, ognuno di noi si ricorda perfettamente quell'evento, quel momento, perché sono due momenti unici, perché da un lato ha aperto il nostro cuore, dall'altra parte diciamo, è entrato nella nostra anima abbandonandoci e partendo diciamo, ad altra vita. Un'impronta indelebile che rappresenta per l'artista tutto questo. Ah, Diego ha lasciato a tutti noi, tutti i suoi tifosi, tutte le persone che lo amano, una grande impronta di felicità. Dal primo momento che è venuto a Napoli ci ha fatto salire sull'Olimpo, ci ha dato un riscatto e questa è la gioia che ho trasferito in questa impronta, non dipingendo Diego ma togliendolo dall'impronta, perché la parte di Diego che c'è dentro di noi, che non rappresenta il suo viso ma la sua anima. Diego è il Napoli, chiaramente oltre alle magliette il Pullman, perché è un incanto. Diego è il Napoli, io sono stato onoratissimo di far scendere di nuovo Diego in campo sulle magliette dei giocatori e ancora di più di far girare Diego per tutta l'Italia con il Pullman del Napoli. È stato un momento magico, tutte e due sono stati dei momenti magici. Quest'anno non lo dimenticherò mai. Io ho una grande passione per Diego, l'ho conosciuto perché avevo un piano bar a Napoli negli anni 80 ed è stato sempre una persona correttissima, veniva con simpatia, abbiamo passato le serate spettacolari, tornava sempre presto perché la mattina andava a fare sempre gli allenamenti prima degli altri e quell'anno ci ha portato alla vittoria. E che vittoria, Diego sempre con noi. Mister, la storia del Napoli, Maradona, ma anche lei ha fatto la storia, questo evento che rappresenta? Ma per me è un'emozione, anche perché ho conosciuto questo amico produttore di questo evento e me l'ha invitato già da 2 mesi da questa parte e io sono venuto volentieri
con la mia signora e veramente sono felicissimo stasera. Per tutti i sudamericani che vivono a Napoli, questa è una città che ti accoglie e ti avvolge. Ma io sono nato a Rio e vivo a Napoli. Praticamente è un po' tutto nella vita. Alla mia età poi questa città mi è entrata nel cuore in tutti e per tutti. Mi sono sposato, abbiamo i nipoti, viviamo in santa pace e questo è l'importanza della vita. Speriamo in futuro che un giorno ci sarà questo benedetto scudetto che è arrivato solo in era maradoniana. Questa è una cosa rara, Napoli è particolare. Quello che hai fatto col tuo museo è un atto di amore per Diego Armando Maradona. Che serata è questa dove c'è l'impronta sulle magliette del Napoli? Questa è una serata che dimostra sempre di più, Antonio, l'attaccamento che c'è verso Diego, quello che ha fatto lui per Napoli e quello che Napoli ancora oggi fa e dimostra per l'attaccamento che Diego e come li ha portato in alto i napoletani. Tu sei una persona molto umile, quindi non hai parlato del tuo museo, però dobbiamo parlare perché a Nola c'è appunto la dimostrazione di un affetto familiare per Diego Armando Maradona. Sì, al Cissinola, all'Isola 1, ho un piccolo museo di 250 metri quadrati dedicato sia alla maglia azzurra e una buona parte alle maglie di Diego Armando Maradona, partendo dalla Sebollitas che stasera ho avuto l'occasione di mettere qua, che mi sono rincontrato con Alberto Veneruso, il proprietario, un vecchio amico, e passando per magliette Lazio-Napoli alla maglietta del 3 maggio 1987 come Napoli, che poi diventiamo campioni d'Italia, che oggi c'è la ricorrenza. 10 maggio 1987 dove eri? Secondo me allo stadio. Sì, ero allo stadio, ero nei distinti con mio padre, che è colui che ho dedicato il museo, che è colui che mi ha accompagnato nella crescita, che mi ha fatto conoscere Napoli, la vita lavorativa, e infatti perciò il museo è anche dedicato a mio padre. Che rappresenta l'impronta di Diego Armando Maradona per un napoletano? Il segno che ha lasciato in questa città, in tutti noi. Io sono convinto che Maradona e Napoli abbiano lo stesso carattere, per cui quando si parla di Maradona nel bene e nel male io non posso che pensare a Napoli e a noi napoletani. E il 10 maggio 1987 dov'era? Io ero a Wolfsburg, la città dove si costruisce la Volkswagen, praticamente una Napoli 2, erano tutti napoletani. E facevo Filomena Marturano. Quando si seppe che vinse il Napoli, puoi immaginare che cosa successe alla nostra compagnia teatrale. Ci portarono in trionfo tutta la notte, quindi fu una notte veramente particolare, magica. Lo spettacolo durò 5 ore, ogni parola applaudiva, notifiche, trombe da stadio, meraviglioso. E questa serata invece che rappresenta? Beh, rappresenta l'impronta lasciata da Klein, che ha fatto questi quadri bellissimi, con la sua impronta, che però racconta l'impronta appunto che ha lasciato Diego in tutti noi.
per la Campania, per Napoli, il 10 maggio 1987, che data è? Guardi, io credo che più o meno a quest'ora stavo in una macchina ed ero sballottata dai tifosi che mi chiedevo se non ci avessero addirittura ribaltato, tanta era la festa, la gioia. È un giorno storico che speriamo di poter rivivere presto. È impresso nel cuore di tutti noi. Io all'epoca ero poco più di una, ero una ragazzina, insomma, quindi è un desiderio che abbiamo, quello di poter rivivere quel momento là. Possiamo dire che Maradona è un sentimento? È un sentimento ed è un santo laico. A me piace moltissimo l'immagine di Jeppy Klein che lo rappresenta come un santo, perché credo che veramente sia colui a cui i napoletani si sentono più vicini e a cui si sentono di rivolgersi come una persona vicina di famiglia che ha esaudito tantissimi sogni e tantissime speranze. Possiamo dire che Maradona è nato in Argentina ma era napoletano? Ma io penso che sia più napoletano di tanti napoletani, ha amato Napoli profondamente e questo i napoletani l'hanno percepito, per questo lo amano tanto. Console, lei ormai è napoletana, perché questa città è speciale in tutto, non solo per l'amore che ha avuto per Diego Armando Maradona? Ma Napoli, allora, Napoli è conosciuta da Maradona, da noi in Tunisia abbiamo conosciuto Napoli perché c'è Maradona qua, ma io quando sono arrivata a Napoli e ho vissuto a Napoli, allora Napoli è una città speciale, particolare, per l'accoglienza della gente, per tutto questo movimento di cultura, di scambio culturale con le altre città, altri paesi. Assessore, noi diciamo che lo sport è un elemento culturale, quando si unisce poi la pittura e la musica ancora di più. Qui c'è l'arte, c'è l'amore per Diego, l'amore per lo sport, per il calcio e c'è la bravura di Jeppy Klein che è diventato ormai simbolo della città, simbolo del calcio Napoli e ci ricorda Maradona con i suoi quadri veramente bellissimi, con le maglie che ormai sono conosciute in tutto il mondo, quindi la bellezza e l'arte partenopea va in tutto il mondo ed è una cosa bellissima, perciò siamo qua. Il legame culturale tra Napoli e l'Argentina, Maradona. È un legame oramai di vita, un legame di cultura. Maradona è stato un simbolo della Napoli che vuole risorgere e oggi con il nostro Klein abbiamo anche l'espressione della migliore arte in un locale come questa, bella musica, jazz, penso che è Napoli l'immagine più bella della nostra città.